per rispondere come è stato a quel processo di conflitto che dovevamo assolutamente sanare, il mondo agricolo l'ha vissuto un po' come parte lesa, nel senso che è stato fatto prendendo a riferimento i dati di monitoraggio che erano più o meno disponibili, perché era necessario chiudere velocemente questa fase, e quindi si è arrivata ad una delimitazione di aree che insomma, dal punto di vista del mondo agricolo si è ritenuto non fosse particolarmente rispondente a quelle che erano le pressioni e la responsabilità delle pressioni sul territorio. Questo tipo di elemento chiaramente è stato preso in considerazione più volte lo diceva prima l'assessore Nardoni, fino ad arrivare ad un accordo in conferenza Stato-Regioni con il quale si cercò di avviare un processo conoscitivo, qualitativo, di dettaglio delle fonti di inquinamento scusate, che il Ministero dell'Agricoltura ha preso in carico affidando ad ISPRA l'esecuzione di uno studio che andasse a verificare le fonti di inquinamento, soprattutto cercando di mettere a punto una metodologia che in quella fase era, mi sembrava insomma, abbastanza sperimentale, ma che comunque era sufficientemente testata per renderla comunque scientificamente affidabile, per andare a verificare in una situazione la più diffusa possibile effettivamente quali fossero le fonti di inquinamento. Fu trovata una soluzione perché tra l'altro ci fu il coinvolgimento dei fondi della rete rurale nazionale. Tra l'altro questo aspetto creò anche ulteriore disagio nei confronti della Commissione europea, perché in quella fase le polemiche che seguirono misero insieme il fatto che la procedura di infrazione avrebbe portato ad un coinvolgimento di fondi comunitari non appropriatamente spesi rispetto a questo tipo di finalità. Invece per noi era semplicemente l'esigenza di realizzare un monitoraggio su un tema che è cruciale per la politica agricola e di sviluppo rurale, di carattere qualitativo, che ci permettesse di andare a verificare quali fossero le reali fonti di inquinamento, per poi essere realmente incisivi, una volta scoperte le responsabilità, anche sulle politiche da attuare. Quindi per noi era fondamentale verificare questi aspetti e andare a conoscere le reali fonti di inquinamento. Di fatto, quindi, il settore agricolo, che si sentiva parte lesa, ha scommesso su questo aspetto, chiedendo di conoscere realmente come le cose effettivamente stanno sul territorio, e oggi ISPRA nel presentare la relazione, per quanto la relazione fa riferimento ad una rete, questo poi se lo dirà il professor De Bernardinis, che diciamo non è così diffusa sul territorio, quindi i dati sono in qualche maniera viziati dal fatto che la verifica puntiforme non porta a fare dei processi, delle approssimazioni che devono essere assolutamente testati, verificati ulteriormente. E poi, oltre a conoscere diciamo, le responsabilità, qui parliamo di responsabilità, è importante capire se questa metodologia è una metodologia che merita un ulteriore sviluppo, e quindi dobbiamo insistere su questa programmazione, perché effettivamente è una metodologia che ci porta a conoscere il tema, e quindi va assolutamente implementata, infittita e strutturalizzata, quindi lo facciamo, andiamo avanti su questo percorso, e soprattutto poi se questa metodologia e i dati scientifici di questo lavoro ci permettono di instaurare un rapporto dialettico serio nei confronti della Commissione europea, per condividere quelle che sono le scelte conseguenti che andiamo a fare. Secondo noi questo è il tema dei temi, perché noi non ci sentiamo assolutamente inferiori ad altri paesi che sono forti produttori di zootecnici, sia di carne che di latte. La dottoressa Bucella aveva iniziato benissimo l'intervento concentrando l'attenzione sull'importanza dell'agricoltura, poi andando avanti ci ha illuso in qualche maniera, però al di là degli scherzi, al di là delle battute, noi vogliamo sapere
non essendo inferiore a nessuno, quali sono le reali condizioni e se ci sono dati scientifici tali che ci permettono di mettere in discussione l'intero approccio. La direttiva è vecchia di 20 anni, la metodologia di designazione obiettivamente è stata fatta in una fase in cui i dati che qualitativamente siamo in grado di conoscere oggi non c'erano ancora, e quindi noi vogliamo confrontarci seriamente sia sulla metodologia di designazione per capire se effettivamente la situazione che oggi vediamo sotto gli occhi è in qualche maniera superabile o meno, e soprattutto sui contenuti delle politiche. Adesso è stato citato prima come grande lavoro, segno di grande collaborazione tra mondo ambientale e mondo agricolo a tutti i livelli, istituzionale e anche di partenariato socio-economico. Dobbiamo assolutamente capire se le soluzioni che sono state trovate nell'ambito del decreto effluenti digestato, che è stato posto in consultazione alla Commissione, sono soluzioni che sono avallabili dal punto di vista scientifico e se quelle possono essere le soluzioni su cui possiamo continuare ad investire. Anche perché parlando della zootecnia a cui lei faceva riferimento, quindi non solo di suini, ma parliamo ad esempio di latte, è evidente che il Paese non può rinunciare ad un settore strategico come quello del latte, tanto più che è un settore su cui siamo fortemente deficitari. Quindi se l'agricoltura deve essere lo strumento, il luogo, il settore da cui poter ottenere dei beni pubblici, in questo caso alimentari, quindi un bene primario, è bene che chiaramente questi ragionamenti debbano essere fatti in maniera tale che si trovi un equilibrio. Chiudo qui questa parte, perché poi dopo la relazione del professor De Bernardinis apriamo una sorta di finestra dedicata a quelli che sono i punti di vista non solo istituzionali ma anche del partenariato socio-economico con rappresentanti del mondo agricolo, delle organizzazioni agricole e del mondo ambientalista. Quindi mettiamo insieme il tutto e vediamo effettivamente da che punto partiamo. Vai, professor. Bene.